Chiederei invece al Museo Nazionale della Fotografia, se è qui con noi, che ringrazio ancora di cuore perché ha presentato veramente un progetto piuttosto complesso. Grazie. Sì, buongiorno, rappresento appunto il Museo Nazionale della Fotografia. Inaugureremo l'11 marzo alle ore 17 nella sala mostre in Contrada Carmine 2F, proprio accanto alla Chiesa del Carmine. Tre mostre contemporaneamente. La prima è Usted Girl di Manuel Colombo, che è un fotografo di Desenzano che ha iniziato negli anni 80 e che si dedica soprattutto al glamour e alla moda. Le fotografie sono un racconto per immagini dove la protagonista è la bellissima e famosa attrice e modella Jane Alexander. Per incentivare, come fa il Museo della Fotografia, i giovani, nella seconda sala allestiremo la mostra di Eleonora Martina, come piace a me. Infatti Eleonora Martina frequenta l'Accademia di Santa Giulia nell'indirizzo di didattica museale, esporrà questa serie di immagini in bianco e nero che sono soprattutto volti e frammenti di corpi in questo tempo sospeso e poetico. E poi nella mostra nel cassetto, che è la mostra che organizziamo ogni mese per valorizzare il patrimonio archivistico del museo, esporremo invece dei ritratti di Frank Dituri, che è questo fotografo statunitense che ha lavorato moltissimo sull'infrarosso e che negli anni passati è stato ospite del museo. E ovviamente resta poi aperta la collezione permanente con tutte le apparecchiature e tutta l'oggettistica appunto riguardante il passato della fotografia. Grazie. Grazie mille. Dalla parola a Gusmeri. Eccolo. Ci parlerà sia della nostra sia della stanza delle biciclette. Credo. Faccio un doppio intervento perché rappresento anche Vincenzo Cortinelli con la stanza delle biciclette. Posso partire addirittura da lui, così poi parlo della mia personale mostra. Perciò Cortinelli ha lo spazio, la stanza delle biciclette in via delle Battaglie, uno spazio che è stato aperto nel 2005, uno spazio non commerciale dove appunto Vincenzo ha ospitato nel corso degli anni mostre anche molto importanti. Tra le altre, la presenza della stanza delle biciclette nel Brescia Photo Festival in occasione del 70esimo della nascita di Magnum ha un doppio significato, anche perché 10 anni fa, in occasione del 60esimo della nascita di Magnum, proprio presso la stanza delle biciclette venne organizzata una mostra personale di Chris Perkins. Quest'anno invece Cortinelli ospita Monica Bulai, fotografa molto nota in Italia per adozione, essendo lei nata a Varsavia ma poi dal 93 effettivamente italiana, e nota perciò in Italia e nel mondo per i suoi reportage dalla forza spiccata. In particolare lei si dedica al bianco e nero e anche in questa occasione tutte le immagini sono dei bianco e neri molto potenti, sono 40 immagini in grande formato che raccontano il lavoro Nur a punti afghani, proprio un lavoro sull'Afghanistan della fotografa che merita di essere visto. Sono trattati vari temi, tra cui ovviamente i contrasti sociali di questa terra, descritta anche per le sue bellezze naturalistiche, ma soprattutto per la situazione della gente e della popolazione. E in particolare è molto presente il tema della donna, che ovviamente in Afghanistan merita una certa attenzione, e anche la bellezza di avere una fotografa donna che è riuscita ad essere accolta in un paese musulmano e perciò riesce a raccontare molto bene questo aspetto. L'inaugurazione sarà venerdì 10 alle ore 18 con la presenza della fotografa, presenza che sarà confermata anche nei due giorni successivi perché è previsto un workshop fotografico, per cui per gli appassionati una doppia occasione di poter conoscere personalmente Monica Bulai. Penso di aver appunto per dire che questa sarà anche la sua conferenza in Santa Giulia, visto che il workshop è limitato a un numero molto, molto ristretto di partecipanti, abbiamo pensato anche di poter ospitarla per uno speech. Vi presento l'altra mostra che invece inaugurerà presso il mio spazio, Gusmeri Fine Art, qui in via 20 settembre. Diciamo che di fronte ai mostri sacri anche che sono presentati a questo festival, da me ho voluto dare spazio a un fotografo invece molto giovane, Karim El Maktafi, è un fotografo italo-marocchino che ha 24 anni, perciò veramente molto giovane, e presenta un lavoro
reportage sulla manifestazione commemorativa per la vittoria russa sulla Germania nazista. Perciò lui nel 2015 era proprio presente a Mosca per l'anniversario di questa ricorrenza e ha fotografato lo svolgersi di questa manifestazione. È dunque un lavoro di reportage, ma che esce un po' dai classici stilini del reportage. Qua c'è un uso evidente del colore e sono immagini che hanno anche una spiccata connotazione estetica in certi casi, per cui è un'interpretazione del reportage che si vede fatta da, da un giovane fotografo con le sue influenze e il suo bagaglio culturale. Noi inauguriamo sabato alle 18.30 e anche in questa occasione sarà presente il fotografo.